Buonasera a tutti. Questa lezione tratterà del tema molto importante e delicato e sempre di attualità riguardo la guerra e la pace. Riguardo proprio a suddetti temi, voglio porre come personaggi diciamo storici e più importanti di tutti i tempi dal campo della filosofia Platone, Kant e Hegel. Citerò anche un passo della Bibbia riguardo proprio la guerra. Adesso voglio iniziare con Platone riguardo il fedone, cioè il fedone sarebbe riguarda l'immortalità dell'anima. Vediamo che Platone si ispira al colloquio tra Simmia e Socrate. Vediamo cosa ci dice il grandissimo Socrate, il padre della filosofia, riguardo proprio l'immortalità dell'anima e riguardo il corpo. Adesso inizio appunto con il fedone, cioè di Platone. Vediamo cosa dice il grande Socrate in merito proprio all'immortalità dell'anima. Disse: e però i filosofi di necessità devono pensare in modo che hanno a dir così parlandosi insieme. Ci mena quasi una via diritta e chiara nella considerazione che insino a tanto che sia il corpo e la sua pestilenza ci sia avvenuta all'anima, mai non perverremo noi a quello che desideriamo, che è il vero. Impero che il corpo, a cagione del suo campamento, ci fa molestie innumerabili e le infermità sopravvenienti ci impediscono di cercare quello che è. Oltre a ciò, con tanta iniquità, ci riempie di amori, desideri, paure e visioni fallaci e sciocchezze d'ogni maniera, che proprio non ci lascia mai intendere a cosa niuna. Che le ribellioni, le guerre, le battaglie, non ne fa che esso con le sue voglie, impero che dalla bramosia di arricchire scoppiano le guerre, e le ricchezze si bramano per il corpo, per lisciar lui. Per questo egli d'impaccio alla filosofia, e che peggio, poniamo che ci dia riposo un poco, e noi ad alcuna considerazione dirizziamo l'intelletto. Repentemente ecco che egli ci caccia nel mezzo, si scompigliando, fracassando, percotendo, che colpa sua non ci viene fatto di contemplare la verità. È però egli assai manifesto che, volendo vedere con chiarezza, è mestieri di svilupparci da lui a guardare i puri enti con la pura anima. E può essere, secondo che mostra il ragionamento, che allora conseguiremo quello di che siamo desiosi e amorosi, cioè la intelligenza, quando saremo morti. Vivi no, impero che, se il corpo non si può conoscere nulla sinceramente, una delle due: o non ci sarà lasciato mai procacciare conoscenza, o dopo morti, quando starà l'anima da sé sola, senza il corpo. Prima no, e intanto che si vive, noi ci approssimeremo alla scienza, come pare, se a nostro potere non converseremo punto con il corpo, e non volendo aver che fare con lui, se già non fosse necessità, non ci sozzeremo della sua natura materiale, sebbene ce ne terremo monti, infino a che non ce ne avrà sviluppati Dio. Liberati così della stoltizia del corpo, puri ci staremo, come è verisibile, in compagnia con puri, e quello che è puro, c'è forse la verità. Conosceremo da noi medesimi, impero che non è lecita cosa che chi è impuro tocchi ciò che è puro. Simmia, così penso che abbiano a dire insieme i veri filosofi, non ti pare? Allora, questo splendido scritto di Socrate, diciamo, anche se adotta un linguaggio forse un po' complesso, in sostanza Socrate elogia l'immortalità dell'anima, mentre disprezza il corpo. Perché disprezza il corpo? Perché è la causa dei nostri mali, cioè dovuto al fatto che noi desideriamo
Quindi il fatto stesso di desiderare con tutte le proprie forze una determinata cosa, c'è il rischio che possiamo commettere delle azioni indegne, cioè immorali. E infatti il corpo, proprio partendo dal concetto del desiderio, che cosa può comportare e come in effetti succede tuttora? Porta a nuove guerre, a nuovi conflitti, pur di ottenere un qualcosa a causa dell'egoismo. Quindi di per sé, a causa proprio della volontà del corpo, noi rimaniamo sempre impuri. Socrate afferma che l'unica soluzione sia quello dopo la morte, cioè dell'immortalità dell'anima. L'anima, essendo qualcosa di puro, distaccandosi dal corpo, appunto, raggiunge l'apice della purezza. Vediamo che questo medesimo concetto del grande Socrate lo ritroviamo anche nel Nuovo Testamento, precisamente in Giacomo, e afferma Giacomo le medesime cose, cioè proprio la condanna del corpo, che è la causa di conflitti e delle guerre, per i desideri egoistici innate dell'uomo. Vediamo che da questo punto di vista, essendo noi esseri comunque sia imperfetti, è anche normale che non, di per sé non possiamo mai essere perfetti, però non necessariamente con quanto afferma Socrate, per arrivare alla perfezione morale, no? Bisogna ricorrere per forza alla morte. Cioè, si può essere anche puri, non dico puri, però almeno l'impegno di esserlo, anche durante la vita, cioè il connubio proprio dell'anima con il corpo. Cioè, non necessariamente uno è perfetto solo con la morte, quindi il distaccamento dell'anima col corpo. Anche perché questo modo di pensare di Platone, di Socrate, non è conforme al pensiero cristiano. Infatti Platone come Socrate credevano nella reincarnazione dell'anima in altri corpi. Ecco, questo principio vediamo che il loro pensiero si discosta nettamente dal pensiero stesso cristiano, in quanto quest'ultimo afferma che dopo la morte si arriva al Padre, cioè a Dio. Proprio riguardo la religione cristiana, da questo punto di vista, Dio stesso esige da noi che siamo perfetti e santi già sulla terra, cioè in vita, per poter poi, sempre dal punto di vista religioso ovviamente, sperare alla salvezza divina. Ecco, questa è l'unica differenza che c'è tra il pensiero di Platone e di Socrate con quello cristiano. Però hanno in comune il fatto che il corpo però è la causa dei mali dell'uomo, generando l'immoralità. Adesso, dopo aver specificato questo importante passo del genio di Platone e direi in questo caso di Socrate, voglio passare a un altro mostro sacro della filosofia, cioè il grandissimo Immanuel Kant, il quale ci parla proprio del tema della pace perpetua, cioè contro la guerra, e lui ci spiega nei dettagli perché non dobbiamo fomentare la guerra. Vediamo che cosa ci dice il grandissimo Kant, l'ultimo dei dinosauri. Vediamo che cosa ci dice, anzi non l'ultimo, sicuramente uno degli ultimi, perché dopo di lui si sono avuti grande Hegel, grande Schopenhauer, che per me sono
diciamo, insieme a Kant, i più grandi filosofi della moderna di tutti i tempi. Allora, vediamo cosa ci dice il genio. Allora, Kant disse, intitolato contenente agli articoli definitivi per la pace perpetua tra gli stati. Lo stato di pace tra uomini assieme conviventi non è affatto uno stato di natura. Questo è piuttosto uno stato di guerra, nel senso che, se anche non vi sono sempre ostilità dichiarate, è però continua la minaccia che esse abbiano a prodursi. Dunque lo stato di pace deve essere istituito, poiché la mancanza di ostilità non significa ancora sicurezza. E se questa non è garantita da un vicino ad un altro, il che può solo aver luogo in uno stato legale, questo può trattare come nemico quello a cui tale garanzia abbia richiesto invano. Che citazione fantastica proprio. Primo articolo definitivo per la pace perpetua. La costituzione civile di ogni stato deve essere repubblicana. La costituzione fondata deve essere sul principio della libertà dei membri di una società come uomini, sul principio della dipendenza di tutti da un'unica comune legislazione come sudditi. Terzo, sulla legge dell'uguaglianza di tutti come cittadini, e cioè l'unica costituzione che deriva dall'idea del contratto originario sul quale la legislazione di ogni popolo deve fondarsi è la costituzione repubblicana. Questa Costituzione è quindi in se stessa, per ciò che riguarda il diritto, quella che sta originariamente a fondamento di tutte le specie di Costituzione civile. E v'è solo da chiedersi se essa sia anche la sola che può condurre alla pace perpetua. Ora, la Costituzione repubblicana, oltre alla purezza della sua origine, all'essere cioè scaturita dalla pura fonte dell'idea del diritto, presenta anche la prospettiva del fine desiderato, cioè della pace perpetua. E il seguente motivo: se, come in questa Costituzione non può non accadere, è richiesto l'assenso dei cittadini per decidere se la guerra debba o non debba essere fatta, nulla di più naturale pensare che, dovendo far ricadere sopra di sé tutte le calamità della guerra, cioè combattere personalmente, pagarne del proprio le spese, riparare a forza di stenti le rovine che la guerra lascia dietro di sé e da ultimo, per colmo dei mali, assumersi ancora un carico di debiti che per sempre nuove guerre renderà dura la pace stessa e non potrà mai estinguersi. Essi rifletteranno a lungo prima di iniziare un così cattivo gioco. In una Costituzione invece, in cui il suddito non è cittadino e che pertanto non è repubblicano, la guerra diventa la cosa più facile del mondo. Perché il sovrano non è membro dello Stato, ma ne è il proprietario e nulla ha a che rimettere a causa della guerra, dei suoi banchetti, delle sue cacce, delle sue case di porto, delle sue feste di corte, eccetera. E può quindi dichiarare la guerra come una specie di partita di piacere per cause insignificanti, lasciando per salvare le apparenze al corpo diplomatico, pronto a ciò in ogni tempo, il compito di giustificarla. Diciamo questo è veramente uno scritto straordinario, favoloso, cioè, che dice la verità al 100%, cioè non le chiacchiere. Infatti il grande Kant afferma che per ottenere una pace perpetua gli stati devono essere repubblicani. Cioè, perché repubblicani? Fondati sulla democrazia. Vediamo che lui basa lo Stato stesso repubblicano sul diritto, sull'uguaglianza. Quindi il rispetto verso il prossimo, il rispetto verso i cittadini. Cioè, attualmente, anche se siamo in pace, è una pace apparente. Infatti, perché c'è questa pace apparente, giustamente come ci fa intendere Kant? Perché se vogliamo la pace e poi tutti gli stati sono armati, cioè di per sé già a priori si ha la paura l'uno dell'altro, degli altri stati. Purtroppo tutto questo, l'armamento, tuttavia è necessario nella realtà odierna.
in quanto ci sono stati repubblicani che professano la pace, mentre ci sono altri stati non repubblicani ma dittatoriali che non professano la pace stessa, anzi vogliono sempre guerra, come vediamo soprattutto in Medio Oriente. Quindi giustamente Kant fa questa osservazione. Un'altra osservazione geniale del filosofo è quello che se si desse libero spazio ai cittadini di poter decidere se volere una guerra o meno, vedremo che i cittadini stessi sarebbero contrari, ovviamente perché è normale, perché con la guerra la guerra stessa provoca i morti, la perdita delle proprietà, cioè quindi la perdita proprio della dignità stessa dell'uomo. Questo è uno scritto veramente favoloso, che purtroppo i politici non tutti attuano questo, a causa proprio dei propri interessi. Vediamo che proprio a causa dei propri interessi Hegel, il grande Hegel, un altro mostro sacro della filosofia, considerato il più grande idealista tedesco. Infatti Kant e Hegel sono i massimi esponenti diciamo, della filosofia moderna e di tutti i tempi, insieme a Socrate, Platone e Aristotele. Vediamo che Hegel addirittura, in contrapposizione a Kant, afferma che la guerra è salute dei popoli. Ovviamente uno al primo impatto, no, ascoltando queste citazioni, potrebbe prenderlo per pazzo, ma non era affatto pazzo, anzi era un grande genio. E adesso vi leggo il perché lui professava la guerra e perché fosse necessaria la guerra. Dopodiché farò delle mie osservazioni personali. Allora, vediamo cosa dice Hegel. La guerra è salute dei popoli. Hegel disse: il principio del diritto internazionale, in quanto diritto universale che deve valere in sé per sé tra gli stati, a differenza del contenuto particolare dei trattati positivi, è che i trattati come quelli dei quali dipendono le obbligazioni degli stati fra di loro devono essere osservati. Ma poiché il rapporto tra essi ha per principio la loro sovranità, essi sono pertanto nello stato di natura gli uni di fronte agli altri e i loro diritti hanno la stessa realtà, non in una volontà universale costituita a potere al di sopra di essi, bensì in una loro volontà particolare. Quella determinazione universale resta quindi nel dover essere e la situazione diviene una vicenda del rapporto conforme ai trattati e della soppressione del medesimo. Non c'è alcun pretore, arbitro supremo e mediatore fra gli stati, e anche questi sono soltanto in modo accidentale, cioè secondo la volontà particolare. La concezione kantiana, cioè di Kant, di una pace perpetua mediante una lega degli stati, la quale appiani ogni controversia, è in quanto potere riconosciuto da ogni singolo stato componga ogni dissenso e quindi rende impossibile la decisione per mezzo della guerra, presuppone l'umanità degli stati che dipende da ragioni e riguardi morali, religiosi di qualsiasi natura. In generale sempre una volontà sovrana particolare e quindi resta affetta da accidentalità. Quindi il conflitto fra gli stati, in quanto le volontà particolari non trovano un accomodamento, può essere deciso soltanto dalla guerra. Ma quali offese siano da considerare come infrazione determinata dei trattati o lesioni del riconoscimento e della dignità, resta indeterminato in sé, poiché uno Stato può porre la sua infinità, la sua dignità in ciascuna delle sue individualità. E tanto più è inclina questa irritabilità, quando più una forte individualità è spinta da una lunga pace interna a cercarsi, a procurarsi di fuori una materia di attività. Durante la pace la vita civile si espande di più, tutte le cerchie dimorano in sé e a lungo andare è un ristagno per gli uomini. Le loro singolarità divengono sempre più fisse e si rigidiscono, ma la salute appartiene sempre all'unità del corpo. E se le parti divengono rigide in sé, è la morte. Una pace perpetua si pretende spesso come un ideale al quale l'umanità deve giungere.
Così Kant ha proposto una lega di principi la quale deve appianare le contese degli stati, e la Santa Alleanza ebbe l'intento di essere, pressappoco, un siffatto istituto. Solo che lo Stato è un individuo e nell'individualità è contenuta essenzialmente la negazione. Quindi anche se un certo numero di stati si costituisce a famiglia, queste unioni, quando individualità, deve crearsi un'antitesi e generare un nemico. Dalle guerre risultano non soltanto rafforzati i popoli, ma nazioni che sono in discordia in sé acquistano, mediante guerre all'esterno, pace all'interno. Certamente dalla guerra proviene l'insicurezza della proprietà, ma questa insicurezza delle cose è null'altro che il movimento, il quale è necessario. Si sente parlare molto sui pulpiti dell'insicurezza, della vanità e dell'instabilità delle cose temporali, ma ciascuno pensa, per quanto ne sia turbato, io conserverò il mio. Ma se questa insicurezza viene realmente in campo, ed è quindi cosa seria, allora quella commossa edificazione che prediceva ogni cosa si converte nel proferire maledizioni sopra i conquistatori. Però, malgrado ciò, le guerre hanno luogo, gli stati crescono di nuovo rigogliosamente e le chiacchiere ammutoliscono dinanzi alle serie repliche della storia. Diciamo che Hegel, come Kant, ha anche lui le sue ragioni. Però con questo non vuol dire che Hegel abbia ragione diciamo al 100%. Soltanto che da queste sue dichiarazioni Hegel rappresenta la realtà, mentre Kant rappresenta il sogno. Cioè qual è il sogno? Quello della pace perpetua. Vediamo che Hegel afferma che lo Stato è una famiglia in grande ed è una famiglia costituita da individui. Quindi lo Stato stesso, paragonato alla famiglia, è da considerare di per sé come un individuo. L'individualità stessa può aver luogo soltanto con l'antitesi, cioè con la dialettica stessa di Hegel, cioè appunto la dialettica hegeliana. Cioè l'antitesi e la sintesi. Vediamo, con l'antitesi si ha il conflitto, diciamo, o la contraddizione. Cioè lui afferma che questo corso naturale degli eventi è inevitabile, in quanto l'opposto dell'essere non è il non essere, ma è la trasformazione. Cioè, in tutte le cose, giustamente, Hegel afferma che nel tempo tutto cambia, cioè tutto si trasforma. E di per sé anche le guerre stesse si mutano e quindi creano nuove situazioni. Quali sarebbero queste nuove situazioni? Ovviamente, se uno ha studiato la storia, come ad esempio i grandi imperi, tipo l'impero romano, l'impero inglese, spagnolo, no, egizio, vediamo che in una determinata epoca questi imperi hanno dominato il mondo e l'umanità intera, sotto al proprio volere. Vediamo che Hegel ha ragione in questo, in quanto proprio grazie alle guerre stesse noi, per esempio l'Italia stessa, ha acquisito un bagaglio culturale vastissimo, ma non a caso. Perché abbiamo acquisito questo bagaglio culturale altissimo? Perché l'Italia di per sé, nel corso dei secoli, è sempre stata una nazione dominata da altre nazioni, da altri stati. Quindi la cultura stessa, diciamo, lo si è ottenuta purtroppo, direi, ma necessariamente anche per mezzo delle guerre. Perché le guerre, gli stati con la guerra, nel voler occupare nuovi territori, nuovi,
lo stato dominante diffonde la sua stessa cultura. Quindi noi, essendo paesi occupati, riceviamo la loro cultura. Quindi assimiliamo la loro lingua, le loro usanze e i loro costumi. E questo, secondo Hegel, è inevitabile nel corso naturale della storia. Vediamo che Hegel fa un'altra considerazione, cioè del fatto che uno non vuole la guerra perché ha timore che possa perdere tutto. Però vediamo che anche, diciamo, appunto, la guerra stessa, appunto, come dice Hegel, è vero che c'è questo rischio da parte della gente che uno possa perdere le proprietà e cose, però io credo che sia anche una cosa legittima. Perché è una cosa legittima? Proprio come afferma Kant, basato, diciamo, sul diritto, no? Del diritto dell'uomo nell'ottenere di per sé un qualcosa, che nessuno ha il diritto di violarlo. Vediamo che dal punto di vista filosofico ci tengo a precisare un particolare molto importante riguardo proprio l'antitesi. Hegel afferma, contrariamente a Kant, che gli eventi determinano la coscienza, mentre Kant afferma il contrario, cioè che la coscienza determina gli eventi. Vediamo che Kant con l'antitesi può affermare questo. Però non è categoricamente così, in quanto se anche in modo generale, in questo contesto riguardo proprio la guerra, due stati non necessariamente non possono andare d'accordo e quindi si debba per forza creare un'antitesi. Cioè l'antitesi si crea solo se uno, un determinato stato, non rispetta l'altro stato. Però se c'è rispetto reciproco tra i due stati, vedremo che non solo le due individualità, cioè i due stati, si salvaguardano, mentre se ragionassimo come nei Hegel, uno stato se vuole dominare un altro stato, è vero che ottiene la sua individualità sugli altri stati, però al tempo stesso annulla l'individualità dello stato che ha dominato. Quindi di per sé questo concetto è dannoso per gli altri, però vantaggioso per se stessi. Mentre appunto gli eventi stessi possono aver luogo non solo perché gli eventi stessi determinano la coscienza, ma può anche essere che la coscienza determini, non gli eventi stessi, cioè proprio con la nostra intelligenza e con il nostro intelletto. Cioè trovare la giusta soluzione per il rispetto reciproco degli stati. Questo è un particolare molto importante che ho voluto precisare, contrariamente a quanto afferma Hegel. Adesso, dopo avervi esposto il pensiero di Socrate, di grande Kant, del grandissimo anche lui Hegel, voglio leggervi una citazione riguardo proprio la guerra dal punto di vista religioso. Vediamo che nel Deuteronomio, precisamente capitolo 20, intitolato La guerra, è scritto: quando andrai in guerra contro i tuoi nemici e vedrai cavalli carri un popolo più numeroso di te, non ne aver paura, perché il Signore tuo Dio è con te, lui che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto. Quando sarete vicino alla battaglia, si accosterà il sacerdote, parlerà al popolo e dirà loro: ascolta Israele, voi che state oggi per combattere contro i vostri nemici, non venga meno il vostro cuore, non abbiate paura, non spaventatevi e non tremate davanti a loro. Vediamo che da questo breve scritto, nell'Antico Testamento, vediamo che paradossalmente elogia la guerra stessa. Perché elogia la guerra stessa ed è stata necessaria la guerra degli ebrei, no? Nel corso della storia? Proprio per quanto afferma Hegel, cioè affermare la propria individualità.
sugli altri stati. Se bisogna anche dire la verità, cioè, riguardo Boba Iger, che se non fosse proprio per la guerra, nemmeno il cristianesimo stesso esisterebbe, perché il cristianesimo si è originato grazie alla cultura ebraica, alla religione ebraica. Quindi, paradossalmente, anche se noi cristiani professiamo giustamente per volere di Gesù la pace, vediamo che l'individualità stessa del cristianesimo e dei cristiani lo dobbiamo proprio alle guerre. Questa è una dura realtà, però non bisogna nemmeno negare l'evidenza dei fatti. Riguardo a questo, vediamo che Hegel, dal punto di vista religioso, nonostante egli stesso era laureato anche in teologia, vediamo che tuttavia, seppur giustifica la guerra, vediamo che va contro il volere di Gesù, in quanto nel Vangelo, riguardo le beatitudini, Gesù afferma: beati coloro che operano la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Vediamo che Hegel, dal punto di vista religioso, è intorto, perché proprio perché lui per primo era un teologo, quindi uno studioso religioso, seppur la guerra è stata necessaria nel corso della storia, tuttavia non è da giustificare, in quanto è contro i principi della religione stessa. Anzi, Hegel ha tradito, sempre dal punto di vista religioso, Gesù stesso, in quanto Gesù vuole che siamo operatori di pace. Ma io credo che non è una questione che vale solo ed esclusivamente per noi cristiani. Credo che sia un valore universalmente valido per tutti, per il bene comune della comunità, del rispetto della dignità dell'uomo. Ecco perché in cosa consiste l'errore grossolano di Hegel. E vediamo che Kant, anche in questo contesto, vediamo che il suo pensiero è stato superiore ad Hegel stesso. Perché superiore? Ma non perché Hegel, Kant fosse più intelligente di Hegel. Erano, diciamo, due geni straordinari, ma perché la particolarità di Kant, che lo ha sempre contraddistinto da tutti, è sempre stato il suo spirito di umanità, al contrario di Hegel, che elogiava con la guerra non lo spirito di umanità, perché affermava che i popoli non hanno spirito di umanità, quindi spirito dei popoli. È proprio per questo che si ha origine l'individualità degli stati, quindi creando forzatamente un nemico. Questa, diciamo, è la differenza tra Kant e Hegel in questo determinato contesto, che Kant professava lo spirito d'umanità, mentre Hegel non che professava, ma si atteneva semplicemente alla realtà, cioè che i popoli hanno solo esclusivamente spirito appunto dei popoli e non d'umanità. Ma con ciò noi non dobbiamo giustificare tutto questo, dobbiamo tuttavia invogliare l'umanità intera ad avere lo spirito d'umanità, ma non lo spirito individuale, perché di per sé è egoistico.